Collini Rooms, uno spazio parallelo nel cuore di Milano. Molto più che un hotel, un art hotel, uno spazio proiettato nel futuro. Siamo in compagnia del direttore Antonio Di Meglio. Questo, caro Antonio, abbiamo detto che è un art hotel. Vuoi spiegarci un po' la filosofia del Collini? Sì, ho usato le parole giuste. Art hotel, abbiamo voluto creare questo posto ricco di colori, ricco di personaggi cult della nostra immaginazione, dove il cliente si può immergere egli stesso nell'opera d'arte. Qui il cliente può godere appieno di tutti personaggi che ci riportano un po' anche alla nostra infanzia stessa. E poi, Antonio, scusa ti interrompo, sappiamo che qui possiamo vedere ci sono dei murales. Sì, abbiamo praticamente approfittato del lockdown per dare una nuova vita a questo hotel, chiamato un artista a creare questi murales. Ci ha lavorato più di 6 mesi, quindi si è messo qui con la sua arte e ci ha letteralmente rinnovati. E allora, caro Antonio, sappiamo che questo tavolo durante la sera si anima. Ci vuoi raccontare? Sì, le serate del Collini Rooms sono animate tutti i sabati sera. In questo posto, dove vedi questo tavolo che può sembrare un tavolo da buffet, trasforma in un vero e proprio palcoscenico. I nostri artisti circensi, piuttosto che mangiatori di spade o altri ballerini acrobati. E poi dietro la console chi è che abbiamo? Abbiamo spessissimo Giotti Vannelli, conosciuto a livello internazionale, che raramente ci porta anche i suoi amici come Roger Sanchez piuttosto che Del Morales. E allora, cari amici, come avete capito, il Collini non è solo un semplice hotel dove potete dormire, ma soprattutto divertirvi. E dietro la console, dove c'è il mitico Joe T. Vanelli tutti sabato sera, per TG Events, Andrea Events.